In nomine Patri, S. figli e Spiritus Santi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato, Maria Sede sapienzie, ora pronobis. Carissimi fedeli, cominciamo oggi la lettura di questo libretto che si intitola Della Imitazione di Cristo. Questo piccolo libretto tascabile. Della Imitazione di Cristo, libri quattro, volti in italiano da Tancredi Canonico. Torino, Roma, ditta Pietro Marietti. Casa fondata nel 1820 di Mario Marietti, editore e libraio, tipografo pontificio della Sacra Congregazione dei Riti e Arcivescovile di Torino. L'edizione è del 1924. Nulla osta alla stampa. Torino, 16 novembre 1923 e in primatur, fran canonico Francesco Duvina, delegato dal vicario capitolare. Nota dell'editore: A ciò non resti occulto questo gioiello di sincero sentimento religioso cristiano che nudrì un parente mio, noto a tutti gli italiani per il suo amore di patria e per la sua integrità di vita politica, ripubblico, la prima edizione è del 1873, ripubblicò volentieri questa sua traduzione dell'Imitazione di Cristo, la quale appare veramente ottima fra le migliori. Voglia e Dio si avveri l'augurio che fece uscire dalla sua modestia letteraria il senatore Tancredi canonico. Nella festa del Santo Natale 1923. L'editore. A chi legge. Benché questo libro sia stato scritto principalmente per chi vive in solitudine, la nota celeste che vibra ad ogni sua pagina è però una fonte sì pura di interni risvegli e conforti, che riesce forse ancor più preziosa per chi, non volendo rinnegare nelle azioni la voce dell'anima, deve lottare ad ogni passo con le difficoltà di una vita molto attiva ed estesa. A nutrire nei miei compatrioti l'alito cristiano, non ch'io creda alla mia versione migliore delle precedenti, ardisco pubblicare ciò che venni traducendo a poco a poco, per profitto mio, persuaso che la pietà sincera e vivente è la base indispensabile per meritare che una nuova effusione di grazia risusciti nei petti il cristianesimo vero e dia la forza per applicarlo alla vita, allo scioglimento delle questioni sociali, ciò che è l'anelito profondo di tanti cuori, il bisogno reale dell'epoca presente, lo scopo voluto da Dio al quale sospingono da ogni parte gli avvenimenti in mezzo ai quali viviamo. Tancredi canonico. Della Imitazione di Cristo Libro I Capo I Chi segue me non cammina nelle tenebre, dice il Signore. Queste sono parole di Cristo, con cui ci invita ad imitare la sua vita e i suoi costumi se vogliamo essere veramente illuminati e liberati da ogni cecità di cuore. La più grande nostra sollecitudine sia dunque meditare nella vita di Gesù Cristo. La dottrina di Cristo è superiore a tutte le dottrine dei santi e chi ne avesse lo spirito vi troverebbe la manna nascosta. Invece avviene che molti, benché odano spesso il Vangelo, ne sentono poco desiderio, perché non hanno lo spirito di Cristo. Chi vuole intendere e gustare pienamente le parole di Cristo, conviene che si sforzi di conformare a lui tutta la sua vita. A che ti giova disputare di alte cose intorno alla Trinità se manchi di umiltà e alla Trinità dispiaci? E veramente le alte parole non fanno l'uomo santo e giusto, ma la vita virtuosa lo rende caro a Dio. Bramo piuttosto sentir la compunzione che saperne la definizione. Se tu sapessi a memoria tutta la Bibbia e le sentenze di tutti i filosofi, a che ti gioverebbe tutto questo senza l'amore di Dio e la grazia? Vanità delle vanità, e tutte le cose sono vanità fuorché amar Dio e servire Lui solo. È questa somma sapienza tendere, mediante il disprezzo del mondo, ai regni celesti. È dunque vanità cercare ricchezze periture e sperare in esse. È anche vanità ambire onori ed elevarsi in alto stato. È vanità seguire i desideri della carne, e desiderare cosa di cui conviene essere poi gravemente punito. È vanità bramare di vivere lungamente e curarsi poco di vivere bene. È vanità pensare solo alla vita presente e non volgere mai lo sguardo a ciò che sarà in avvenire. È vanità amare ciò che passa in un baleno e non affrettarci colà dove il gaudio dura in eterno. Ricorda spesso quel detto che l'occhio non si sazia di ciò che vede né l'orecchio di ciò che ode. Sforzati dunque di strappare il cuore dall'amore delle cose visibili e di volgerti alle invisibili perché coloro che seguono la propria sensualità macchiano la coscienza e perdono la grazia di Dio. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato in nome Padre, Figli e Spiritus Sancti. Amen.